Ci troviamo al Grand Hotel Le Terme di Termini, dove sta per iniziare questa mostra dedicata alla Targa Florio, e subito parliamo con la signora Stella Battaglia, mascotte della Targa Florio nel 1958. 58. 58, ecco, pardon. Cosa ricorda di quell'annata, signora? Di quell'anno la grande festa che era ogni anno la Targa Florio, si andava alle tribune, si passeggiava avanti e indietro in attesa del passaggio delle macchine e poi chiamavano il nome della mascotte della Targa Florio, un Un ricordo onore era molto, per lei. una cosa piacevole, una ragazzina di 16 anni, insomma, era una cosa molto carina e quindi un ricordo piacevole che mi ha accompagnato poi per tutta la vita, Certo, diciamo. lei ha avuto anche la conoscenza, ha avuto il piacere di conoscere Vincenzo Flore, Vincenzo Florio, sì, c'erano i suoi molti aiutanti, molte persone che lo collaboravano. Il famoso, come si chiamava quello? No, Iervolino, una cosa gente che simile. Sì, collaborava con gente lui. che E collaborava con lui, quindi molto oggi si vedere vicino. queste foto cosa prova? È molto emozionante, piacevolissimo e devo dire che è un'emozione. Michele Mullo, uno degli organizzatori di questa mostra che si svolge oggi al Grand Hotel delle Terme. Da dove è iniziata? Da dove è venuta fuori questa idea? Ma diciamo subito che l'hanno voluto fortemente i termitani. E l'abbiamo concentrato tutto il discorso su termini termitani inerenti alla Targa Florio, perché parlare della Targa Florio a solo evidentemente diventa un discorso molto enorme. Allora ci siamo limitati semplicemente ai personaggi, sia come piloti, sia come meccanici, come anche cronisti sportivi. Tutto quello che si muoveva attorno a questi personaggi. La sede ideale non poteva essere che l'albergo delle Terme, perché è stato sempre il quartier generale della Targa Florio. Per cui questo discorso non si fermerà solo come mostra, solo in questi giorni, ma si prolungherà anche coinvolgendo i ragazzi, anche perché poi riapriremo il 13, o se non vado errato il 14, vicino alla Chiesa del Monte. E allora saranno coinvolte tutte le scolaresche, saranno gli ultimi, i ragazzi che frequentano il quarto e il quinto anno, nella speranza di coinvolgere anche loro, anche per conoscere un pochettino quello che erano i Florio e che cosa era la Targa Florio. Con il professore Franco Modeo abbiamo parlato tante volte di Targa Florio in tante numerose interviste. D'obbligo parlarne anche oggi in questa mostra dedicata alla Targa Florio, ma a Termini Imerese. Minà una volta intervistò Ferrari in una delle sue ultime apparizioni in TV. Enzo Ferrari ebbe a dire che la sua unica paura fu quando rimase chiuso dentro l'ascensore del Grand Hotel delle Terme. Lei, come storico termitano, ricorda sicuramente questa frase di Enzo Ferrari. Sì, il Grand Hotel, che è stato appunto il punto di riferimento della storia dell'automobilismo siciliano, era il quartier generale di tutti. E proprio l'ascensore non era questo, era un magnifico Montecarlo, ascensore, no, era un magnifico Montecarlo. ascensore con una gabbia a giorno, quindi si vedeva tutto salendo. A un certo punto l'ingegnere Ferrari rimase bloccato là, ha avuto paura alcune ore lì, ma lui non aveva avuto mai paura, ma solo a Termini Imerese. Vedete, tutti, tanti mille episodi sono passati, qua siamo alle Terme, nell'albergo della storia, perché oggi tutti insieme rivivremo la lunga e affascinante storia dell'automobilismo siciliano e dell'automobilismo mondiale, la più antica corsa del mondo che è diventata poi leggenda e per certi versi miti. Tutti i grandi, è stato banco di prova di tutti i grandi piloti, e vincere o partecipare alla Targa Florio era un titolo di gran merito. Professore, per concludere una battuta, qual è stato il momento più bello che lei ricorda? Vedi, io ho anche un Tanti. privilegio, tanto. Ho visto tutte le Targa Florio del dopoguerra, dopo la parentesi dall'alto dei miei 71 anni, dopo la parentesi del Giro di Sicilia, poi si è ritornato nel piccolo circuito delle Madonie. Il primo vincitore fu Cortese. Io da ragazzo allora, poi sono cresciuto, studente, poi giornalista. E l'ho seguito tutto. È diventata storica la fotografia che oggi viene presentata. 1964, io e Luigi Tripisciano, io collaboratore della RAI, Luigi Tripisciano, futuro direttore della RAI, intervistiamo Gioacchino Bonnier, grande pilota
svedese, che poi purtroppo è morto in corso, non qui in Sicilia, ed era il sindacalista dei piloti. Quel momento lo ricordo con tanto affetto, e tutti come una magnifica visione panoramica che mi fa fare un tuffo indietro nel tempo. Non avevo allora i capelli bianchi, ma oggi con i capelli bianchi nella mia mente si è immagazzinata questa lunga affascinante storia che sconfina, come diceva la leggenda, e si è depositata nel mio cuore. Grazie. Adesso Angela Campagna, ci rivediamo in questo che ritengo sia un appuntamento importante anche per la città di Termini Imerese, rivedere, riappropriarsi di quelle che sono le proprietà di una cosa importante che è la targa Florio. Termini Imerese la sta ricordando oggi, molto importante, no? Sì, perché ho riflettuto proprio su quello che è il significato della targa Florio, no? Soprattutto per noi termitani, e sicuramente non è solo la corsa che nel ventennio è stata più famosa al mondo, ha delle valenze che sono molto più significative. La targa Florio ha una formula in sé, una formula magica, che io ho riassunto in tre componenti fondamentali, ed è questa formula che l'ha resa assolutamente unica, unica nel tempo, unica nella storia. La prima valenza è quella ovviamente legata al grande intuito di Florio, di Vincenzo Florio, che la volle, ne disegnò questo circuito inimmaginabile, un circuito tortuoso, ispido, proprio improbabile per le difficoltà tecniche che assicurava, perché ovviamente erano strade sterrate tra le campagne madonite. Però fu proprio l'intuito giusto, perché questo cambiò la storia della gara prima di tutto, diventò gara in circuito piuttosto che in linea, ma soprattutto le difficoltà tecniche stranamente furono l'attrattiva proprio per tutti i grandi nomi dell'industria automobilistica e ovviamente tutti i grandi piloti del momento. Quindi un circuito magico, direi, che creò appunto, che fece diventare la targa Florio il fulcro non soltanto, ripeto, delle gare automobilistiche, ma gara automobilistica portò in sé impresa, portò in sé economia, portò in sé prodotto. Per cui io vorrei sottolineare una cosa, l'edizione del 1907, la seconda, sì, quella sì, che fu definita trionfale, fu vinta, e questo può dare un significato a quello che sto dicendo, fu vinta dalla Fiat con alla guida Nazzaro, che era un pilota della scuderia Florio. Però la Fiat ebbe un grande beneficio, esattamente, un grande beneficio economico da un punto di vista propagandistico, perché solo dopo 4 settimane, ricordiamo tutti, una rappresentanza commerciale della Fiat nacque a Parigi. Quindi targa Florio, economia. Ma targa Florio ha in sé altre componenti, perché ovviamente questo grande richiamo determinò quello che Vincenzo Florio aveva voluto per la Sicilia, la sua terra, cioè la mise al centro delle attenzioni del mondo che contava. Quindi un giro che a catena fu economia, turismo. E poi una terza componente, quella che mi piace di più e che rende nostalgici tutti. La targa Florio ebbe una grande, viva partecipazione di pubblico. Io credo che ognuno di noi ha dei ricordi legati alla targa Florio, ai bivacchi degli anni 60-70 per aspettare la partenza, oppure chi non ha cronometrato la macchina di Vaccarella. Io ricordo, voglio ricordare in questo momento, come era un rito magico, anche a casa mia era un rito magico che coinvolgeva tutte le campagne madonite. Papà cominciava con i completini, tutta la famiglia aveva i completini nuovi per la targa Florio, ma anche il treno alle 6 del mattino per la stazione Bonfornello. E poi un'emozione unica che tutti abbiamo provato, il rombo delle macchine che si sentiva proprio in pancia, tanto eravamo vicini al circuito. Credo di non dire stranezze, sono tutte sensazioni provate da ognuno di noi. Quindi tutto questo fece la formula magica della targa Florio. Ora, noi sappiamo che le stesse sue peculiarità, cioè il circuito così unico e la vicinanza col pubblico, ne segnarono la fine.
perché proprio lo stesso circuito svelò nel tempo quelle difficoltà tecniche, no, che lo rese inadeguabile alla evoluzione tecnologica del mondo delle auto, e la partecipazione di pubblico fu ovviamente la causa di quelle brutte vicende legate agli incidenti automobilistici che coinvolsero molti spettatori. Ne segnò la fine, tutti ricordiamo credo il 13 maggio del 73, in cui uscì dai circuiti internazionali, e il 15 maggio del 77, in cui la macchina di Ciuni, l'Osella di Ciuni, falciò tre spettatori, e questo designò la sua fine. Crollò un mito per noi, no? Il mito finiva, ma i miti non muoiono. Quindi io ritengo che la targa Florio sia stata quel mito che ha sottolineato come la Sicilia può fare grandi imprese, le può fare a dispetto di tutti quelli che dicono che siamo sempre un passo indietro rispetto a tutto. Quindi la Sicilia può tornare ad aspirare, ad essere ancora impresa, economia, turismo. Dobbiamo crederci fortemente, dobbiamo ripartire dal nostro patrimonio, dalla nostra memoria storica, e nella targa Florio c'è tutta. Io voglio anticipare come sto cercando di effettuare un coordinamento di tutti gli appassionati termitani. Ecco, questo momento lo sottolinea, perché questo, l'ho appena detto anche al Presidente, potrebbe aspirare ad essere la mostra museo permanente della targa Florio per tutta la Sicilia. Voglio concludere semplicemente dicendo, qui nel 1906, il 6 maggio del 1906, nacque il quartier generale della prima edizione della targa Florio. Oggi spero che sia il quartier generale per tutti noi della memoria, del ricordo e del rilancio della nostra città, che penso può aspirare ad un'epoca prestigiosa. Siamo con dottor Gascio, presidente dell'Assemblea regionale. Dottore, una notevole importanza oggi la sua presenza a Termini Imerese per questa mostra dedicata a Termini Imerese e alla targa Florio. La targa Florio rimane sicuramente una cosa più importante che la Sicilia ha nell'ambito culturale soprattutto. Ma la targa Florio è stata ed è un mito della nostra isola, la prima corsa automobilistica del mondo, una tradizione che ormai continua dopo oltre un secolo, per cui una tradizione importante che ha fatto conoscere la parte migliore della Sicilia nel mondo. Credo che questa iniziativa di oggi, che come Assemblea regionale abbiamo sostenuto, patrocinando, rappresenti anche un'iniziativa che serve a utilizzare e allegare ancora di più il nome della targa Florio a Termini Imerese, perché nel resto del mondo molto spesso, ma anche in Sicilia, la targa Florio normalmente è più legata alle Madonie, no? Certo. Perché Cerda, no? Le Madonie eccetera, e molti non sanno che invece la targa Florio nasce qui, viene organizzata qui e gestita da Termini Imerese, da questo splendido stabilimento, per cui questa iniziativa è un'iniziativa giusta che va nella direzione della promozione della nostra terra e quindi in particolare di Termini Imerese. Quindi un augurio agli organizzatori e questa mostra possa essere quanto più visitata possibile, perché obiettivamente ne vale la pena. Grazie.